Si chiamava Roberto Rossellini. Era mio nonno. Per il mondo era un genio. Per noi, la sua famiglia, era tutto un po' più complicato. Tutti si aspettavano che io sarei stato creativo per natura. Vai un pochettino alla tua sinistra, adesso facciamo un bel controluce. Da grande mi sono accorto che il genio in me un po' tardava e ho scoperto di essere affetto da una strana malattia. La rossellinite. I Rossellini e la Rossellini. E la loro Rossellini. I think you're the only one. Finito il finished. Tu non hai mai provato una pressione, un obbligo? Ero Roberto Rossellini. Ero figlio di Roberto Rossellini. Se volevo fare dei lavori anche più semplici, la gente dice, ma tu sei Rossellini, ma che ti metti a fare? Devo fare il genio. E c'era una specie di continua rivalità per l'attenzione di papà, per l'amore di papà. Io sono andata a scuola disobbedendo a mio padre, te l'ho fatto per il meglio. Ciao bello. L'idea mia di questo viaggio è quella di dirci delle verità assolute che forse non ci siamo mai detti. Meravigliosa famiglia, ma incasinata. A me piacerebbe essere vicino a papà. Ma Cenerita? Sì, Cenerita io. Voglio andare a vedere i film di famiglia, degli amici, forse neanche questo documentario. Nonno ha lasciato al mondo intero i suoi capolavori, ma a noi nemmeno una lira.